Carry on! Ma come vi avevo anticipato, altri ospiti quest'oggi a Pausa Caffè. Innanzitutto sono felice di rivedere Tarcisio De Bauris. Buongiorno Tarcisio. Buongiorno. Il mitico leggendario Tarcisio De Bauris. E poi insieme abbiamo Salvatore Attanasio Abitabile. Buongiorno. Buongiorno Silvia, che piacere rivederti. Io lo dico sempre, l'ho scritto anche sulla tua pagina di Facebook, meno male che ci sta Silvia che ride, che è sempre gioviale, che ci dà un tono di allegria a tutti quanti. Ci proviamo naturalmente. Allora, come mai oggi qui? Perché domani nella Casa Museo di Tarcisio a Piazza Leandra ci sarà l'esposizione personale di Salvatore, giusto? Esatto, questa praticamente costituisce la seconda tappa di questa mia mostra itinerante che coinvolge diciamo il centro Italia. Infatti dopo la prima esposizione che è iniziata a maggio a Fossato di Vico in Umbria, faccio qui tappa domani nella splendida sede del museo Tarcisio De Bauris per esporre una parte delle opere che fanno parte di questa mostra itinerante che è intitolata Mediterraneo. Quindi a tema, proprio completamente a tema, no? Certo, è una mostra che diciamo è nata, l'input iniziale è nato proprio qui a Civitavecchia e mi auguro che possa finire il ciclo anche qui. Cioè vuol dire nata e poi che si magari termini anche qui, ovvero sempre qui da sì, noi? Sì, nel 2019 è in progetto la chiusura nel Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, che ci stiamo lavorando. Ok. Però intanto ecco, un primo assaggio domani con queste opere di questa mostra che è stata ispirata niente di meno da Pino Quartullo. Pino, ogni tanto torni, eh? Ogni tanto torni. Pino, grande civitavecchiese, perché se vi ricordate, l'estate scorsa mise in scena questa splendida drammaturgia dedicata al grande imperatore Traiano. Sì. La quale ha sottolineato due aspetti di questo grande imperatore. Che lui non solo ha il merito di essere stato un grande costruttore e di aver edificato il porto della città di Civitavecchia, ma è stato elogiato anche come un grande uomo e anche un grande marito, al punto tale che persino Dante lo colloca addirittura in paradiso. Pensa te. E quindi io veramente sono rimasto molto colpito da quella serata che mi ha restituito l'orgoglio di essere italiano. Perché pensateci, dopo quasi 2000 anni, le gesta di questo uomo, il valore, il vero, autentico valore umano e politico di questa persona, ha superato i secoli ed è giunto fino a noi. Quindi veramente mi ha dato una gioia e un orgoglio di essere italiano, di ritrovare le nostre radici. E allora da questo punto sono partito in un'indagine, su Roma, il grande impero che ha dominato tutto il Mediterraneo, lo sappiamo, certo. E poi da lì mi sono allargato alle varie altre civiltà che sono sorte sulle rive del Mediterraneo. E quindi ho cominciato questo studio, questa ricerca e l'elaborazione delle opere relative al Mediterraneo. Ho cominciato sul piano storico. Però poi sarebbe stato troppo didattico, magari anche noioso. Ecco, ma io scusami se ti interrompo, mi permetto, quante sono le opere che domani verranno esposte presso la Casa di Museo di Tarcisio? Allora, in totale le opere sono circa 70. Un momento, questa mostra è in divenire, nel senso che io sto continuando a lavorarci, perché siccome dura fino al 2019, credo di raggiungere i 100 pezzi. Da Tarcisio domani avremo una ventina di opere che ha la particolarità, la sede del museo di Tarcisio, che ci sono le opere dedicate a Civitavecchia, nello specifico. Cioè i monumenti più importanti, la fortezza, Porta Livorno, l'archetto, la passione.
passeggiata del Virgo. Bello. Però ecco, io non è che mi sono limitata a queste cose, diciamo, di ordine storico, culturale, però mi sono allargato anche ad altri aspetti che coinvolgono comunque il Mediterraneo. Quali sono? L'inquinamento e l'immigrazione. Sì, lo so, guarda, Silvia, magari può essere anche noioso, però io, siccome il mio animo ecologista, certo, me l'ha imposto, io ho fatto anche un video. Sì. Non mi interessa quante visualizzazioni farà, però io da parte mia, ecco, proprio prendendo l'impulso di questo esempio del grande, sì, imperatore Traiano, io prima di morire voglio fare qualcosa di bello, voglio fare un gesto, okay, per il Mediterraneo. Okay? Ah, certo, l'ho messo a disposizione della città, sono ancora di quell'idea e penso, sì, che la città ne faccia tesoro. Ok, io sono certo che prima o poi Tarcisio De Paolis riceverà una medaglia, una targa di riconoscimento. Non sto scherzando. Ma sicuramente, sì, ma io lo adoro. Perché veramente, guardate, sta dando veramente grande onore all'anno dei carabinieri. Certo. Perché meno male che questi affreschi sono stati scoperti da un carabiniere che mi sta tutelando come se stesse ancora in servizio nel nucleo protezione e benutrale dello Stato. Quindi torniamo a parlare della mostra di domani, che tra parentesi non l'abbiamo detto. A che ora è fruibile per il pubblico? Da che ora? Dagli orari di Tarcisio. Gli orari pomeridiani nei quali Tarcisio, come sempre, diciamo, accoglie il pubblico. Io il pubblico lo ricevo dalle 15.30 alle 19.30. Quindi domani. Tutti i giorni dalle 15.30. Quindi, però, in particolar modo domani, se volete scoprire quelle che sono. Questi sono gli orari. Sì. Mentre i contenuti saranno molto particolari, perché spaziano dalle opere che trattano, sì, che trattano la mitologia, sì, in particolare il mito di Aretusa, il viaggio di Ulisse. È anche il mito di Polignano a mare, che io praticamente ho fatto un viaggio a Polignano, sì, dedicato proprio alla ricerca delle luci e del colore del Mediterraneo. Interessante. Per ispirarmi, per trovare ispirazione per realizzare questa mostra. E poi altre opere costituite con, sì, frammenti di plastica che io ho ripreso sulle spiagge qui di Civita Vecchia, cioè dell'inquinamento della plastica nel Mediterraneo, che addirittura ho letto un articolo recente che dice, sì, che ci sono 250 miliardi di pezzi di plastica solo qui nel Mediterraneo. E allora ecco, io è bellissima questa cosa, purtroppo è veramente triste, anzi. Ho pensato di costruire degli assemblaggi, delle composizioni e anche delle cornici, sì, fatte con le capsule del caffè, sì, perché mi sembrava veramente un dramma buttarle via. Guarda, una sorpresa. Che sorpresa! Oh ragazzi, vi piacciono in diretta, cose. Questa è un pezzo della cornice che io ho realizzato, guarda. Ah, guardate, vedete, voi che siete collegati a... Le capsule del caffè, che praticamente mi sembra che fanno parte del materiale non riciclabile, perché, sì, c'è il caffè dentro. Sì, purtroppo sì, purtroppo non è... Ecco, io non ce la facevo a buttarli via. Allora ho preso questa plastica, sì, e l'ho incollata su un altro plexiglass, sì, e ho costruito le cornici. Di fatto tutte le cornici delle 60 e oltre opere di questa mostra sono realizzate con materiali esclusivamente di riciclo. Bello, bravissimo, complimenti! E questo è il mio modesto messaggio per fare qualcosa di bello per la natura, perché io amo la natura e mi auguro che tutti quelli che amano la natura e che ci verranno a visitare domani vedranno questo mio piccolo gesto. E poi, magari per tanti altri, tutte queste tematiche sono noiose e allora io ho messo anche... ho trattato anche l'argomento della fauna, che ho realizzato dei bassorilievi di cavallucci marini, delle stelle marine, così, ma no, bellissimo, bello, ma infatti tutti coloro che sono incuriositi domani assolutamente a partire dalle 15.30 fino alle 19.30 devono cogliere l'occasione di andare scoprire la casa museo di Tarcisio De Paolis, ma anche scoprire le opere di Salvatore. Ritrovare i frammenti del Mediterraneo. E ritrovare i frammenti del Mediterraneo. Bene, no, mi piace questa cosa, vi faccio i complimenti, anche ribadisco, è un modo per valorizzare e così via. Allora Salvatore, abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione.
disposizione. Parlavamo quindi che questa è una mostra itinerante che è iniziata questo anno e proseguirà anche il prossimo. Sì, proseguirà anche il prossimo. Qui nella sede di Civita Vecchia, dell'esposizione di domani, la particolarità rispetto alle altre sedi, sì, la quale la principale sarà a Gubbio, questo mese di agosto. Bellissima location. Però la particolarità della Casa Museo della Civita De Paolis è che ci sono le opere dedicate alla città di Civitavecchia. Ecco. Quindi la città di Civitavecchia, che io ringrazio il sindaco che ha dato il patrocinio per questa bella iniziativa. Vedi. Troverete le opere dedicate alla città. Perché io amo Civitavecchia, fare una cosa strana. Sei adottato da Io città. Sono adottato, ma è stato amore a prima vista. E quindi era inevitabile presentare. È vero, voi siete adottati tutti e due. Che guarda un po' la coincidenza. No, io sono proprio di origine civitavecchiese, perché il mio cognome è proprio civitavecchiese. Quindi... Vabbè, anche tu, e ti ringraziamo con la radio, ci dai il contributo per valorizzare queste nostre modeste ci iniziative. Proviamo. Io ci provo, ragazzi, l'impegno ce lo metto tutto, insomma, di far conoscere quelle cose belle che vengono realizzate in città. E ribadisco, non mi stancherò mai di dire, sono tante le iniziative presenti nel nostro territorio, in città, che meritano attenzione. Purtroppo poi gli spazi, i tempi sono quelli che sono, però a me fa piacere, insomma, sapere e condividere con il pubblico, con i miei ascoltatori, che insomma, domani, se hanno voglia di fare una passeggiata, in quanti vanno in giro in centro, andare a sbirciare a Piazza Leandro e suonare il campanello della Casa Museo di Tarcisio De Paolis, e lì troveranno Tarcisio e Salvatore. Salvatore in primis a disposizione, immagino, per spiegare le opere. Sì, certamente. Perché naturalmente ci sarai tu e chiunque insomma abbia voglia di... Sia curioso, qualsiasi persona, perché è quello che manca, un po' di curiosità. E quindi ci sarà a disposizione Salvatore, che potrà raccontare la nascita di un'opera. E Salvatore, un'ultima battuta, perché è mezzogiorno e io devo chiudere, devo lasciare spazio ai programmi successivi. La tecnica che tu utilizzi nei tuoi dipinti, che tecnica è? Allora, principalmente io uso il vinilico. Ok. Il vinilico e le tele. Queste 60 opere, la maggior parte sono tele e cartoncini. Okay. Dipinti a vinilico. Okay. Però ecco, ci sono anche vari altri materiali, forse inconsueti, dove io ho potuto liberare anche un pochettino la mia fantasia. E visto che ma è lo zaino di Mary Poppins? Ecco, un'altra sorpresa. Bellissimo. Nel Mediterraneo ci sono anche i gamberetti. Carina. E questo è un pezzo della composizione che farò. Ci sono, questo è un rasoio. Esatto, sono le lamette da barba. Sì. Le quali io cosa ho fatto? Ho tolto le lame. Sì. E mi è passato a dipingere i due agganci col colore scuro per fare gli occhietti dei gamberetti. La vedete? La vedete? Sì, che si vede, io lo sto facendo vedere dal video, perché visto così sembra un gamberetto che esce fuori dalla diretta. Complimenti! Ecco, quindi questi verranno assemblati in un piatto di plastica e messi in cornice. Beh, domani dovete, dobbiamo tutti andare a casa di Tarcisio e vedere la mostra di Salvatore. Complimenti! Oggetti curiosi ce ne sono in abbondanza. Ma non solo oggetti curiosi, è la creatività, l'immaginazione e la capacità di dare una seconda vita a degli oggetti, oltre a quella che è la tua abilità nel dipingere, perché io, è bellissimo, insomma, è bellissimo. È bellissimo. Ma io ho sempre amato. Mettimelo qua dietro, che sembra un gamberetto che fa che sbuca fuori dal piccio, fantastico. Ho sempre amato, è molto bello ridare nuova vita agli oggetti. È vero. Ha fatto anche parte un po' della mia poetica. Tant'è vero che nella prima mostra che feci nel 97 addirittura. Sì. Presentai una scultura fatta con tutti i frammenti sempre di plastica e anche i rifiuti vari che trovavo sulle spiagge. È una cosa che ho sempre fatto e che sempre farò per dare animo a questa mia passione ecologista, perché il mare e la natura è di tutti, la dobbiamo cercare di conservarla nel migliore dei modi. Condivido in pieno, questo è il mio pensiero. E anche per le prossime generazioni future, perché ci sono di passaggio. Certo. Allora, grazie a Tarcisio De Paolis, grazie a Salvatore, e che dire, la potrete domani dalle 15.30.
diretta alle 19.30, Piazza Leandra, mi ricordi il numero civico? 2, piano? Terzo. Diciamolo, per vedere e scoprire i dipinti che sono all'interno, ma soprattutto quella che è la capacità creativa del nostro concittadino adottato Salvatore Attanasio Abitabile. Ciao! Ciao Silvia, grazie. Grazie.